Allora, vediamo adesso come si risolvono circuiti in DC contenenti MOSFET. Quindi partiamo proprio da un circuito. Questi esercizi sono presi dal Cedra, quindi volendo li potete vedere anche di là. Allora, abbiamo un circuito che è formato da un MOSFET a canale N. Vedete, non ci sta il substrato, quindi vuol dire che è in corto con il source. Abbiamo due resistenze, le DRS, e due batterie, VDD e VSS. Il dispositivo è questo qua. Quindi questa qui sarà il potenziale di gate, questo qui è il source, questo qui è il drain. Quindi noi ai capi di questo dispositivo troveremo delle tensioni, la VGS, la VDS, per effetto delle polarizzazioni delle batterie che abbiamo messo, noi avremo che ai capi di questo dispositivo otterremo una certa VGS, una certa VDS. Quindi lui si metterà in un punto specifico di funzionamento. Poi in questo circuito avremo delle correnti. Che correnti abbiamo? Certamente non possiamo avere correnti nella gate, abbiamo detto la gate è una capacità, quindi non possiamo avere nessuna corrente continua nella gate. Quindi avremo una corrente che passa nel drain, che attraversa il dispositivo ed esce dal source. Quindi abbiamo un'unica corrente che attraversa il dispositivo. Lo scopo di questo esercizio è quello di dimensionare le due resistenze per fissare un punto di lavoro specifico del dispositivo. Quindi noi abbiamo che le due batterie sono di VDD e VSS di 2,5 V e vogliamo dimensionare la RD e la R con S in modo tale che alla fine risulti la corrente di drain pari a 0,4 mA e la tensione potenziale di drain pari a 0,5 V. Ok? Quindi quello che vogliamo fare è dimensionare le resistenze in maniera tale da fissare una certa corrente, un certo potenziale di drain ai capi del dispositivo, che poi è quello che si fa normalmente. Chiaramente noi qualcosa di questo MOSFET dobbiamo per forza conoscere, in particolare noi dobbiamo conoscere il K, cioè dobbiamo conoscere il legame che ci sta tra la tensione e la corrente. Quindi noi non possiamo risolvere nessun esercizio se non conosciamo del MOSFET almeno, diciamo, la sua tensione di soglia, che è 0,7 volt, il MUCON-NCOX, che sono 100 microampere su volt al quadrato, e le sue dimensioni, L pari a 1 micro, W pari a 32 micron. Queste cose qua noi dobbiamo necessariamente conoscere.
al di là dell'esercizio in sé, la procedura che noi utilizziamo sarà quella che, diciamo, voi dovrete utilizzare correntemente, cioè poi alla fine si risolvono tutti allo stesso modo, è il modo quello che stiamo vedendo. Allora, prima di impostare il problema notiamo un'altra cosa. Che cosa vuol dire quando io trovo queste due frecce? Vuol dire che io ci ho collegate qui le batterie. Quando io trovo meno VSS non vuol dire che lascio una tensione negativa, le batterie erogano tensioni sempre positive, vuol dire che c'è collegato il polo negativo della batteria. Cioè, che cosa? Andiamola a disegnare, diciamo così, per esteso. Io qua ci avrò RD, qui avrò il polo positivo della batteria VDD. Qua ho la R con S, qui ci avrò il polo negativo della batteria VSS. E qui ci avrò la massa. Questo qui è il potenziale di drain. Potenziale, quindi rispetto a massa. Ok? Quindi quello che serve a me è il potenziale di drain rispetto a massa. Chiaramente noi non le disegneremo mai così, metteremo sempre le frecce, il più e il meno, ma significa questo. Allora, come si dimensionano le resistenze? Questa R, così. Come si dimensionano le resistenze? Beh, la prima cosa che dobbiamo fare è capire in che regione di funzionamento stiamo, perché dobbiamo scegliere quale equazione che lega la tensione e la corrente dobbiamo utilizzare. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è capire se le condizioni del circuito sono tali che il circuito lavori in saturazione o in trio. Come si fa a vedere questo? Allora guardiamo come sta collegato il circuito. La gate sta a 0, quindi il potenziale di gate è 0. Che cosa abbiamo al drain? Alla fine noi il dimensionamento dovrà portare ad avere 0,5 al drain rispetto a massa. Questo che vuol dire? Che quando avrò dimensionato queste resistenze io otterrò una VDD G pari a 0,5 volte. Ok? La gate a massa e il drain a 0,5. A che cosa corrisponde questa condizione? Io so che per stare in saturazione devo lavorare con una VDS maggiore di VGS meno VT. Questa è la condizione della saturazione. Se porto questa dall'altra parte, questa condizione diventa VDS meno VGS maggiore di meno VT. VDS meno VGS non è altro che VDG maggiore di meno VT. VT, quello è un MOSFET a canale L, VT è certamente positivo. Quindi questa equazione che cosa mi dice? Che basta che VDG sia maggiore di una quantità negativa, quindi pur uguale a zero, che il MOSFET sta sicuramente in saturazione. Per noi VDG è 0,5, quindi siamo sicuri che questo lavora in saturazione. Pure se fosse stato 0 a noi andava bene lo stesso. Quindi noi lavoriamo in saturazione. In saturazione noi lo sappiamo che la corrente è pari a K
ponente, se vogliamo, VGS meno VT elevato al quadrato. Generalmente in questi circuiti qua, se non è specificato, la modulazione di canale non si considera mai. Vabbè? Quindi si lavora sempre con questa equazione qua. Questa equazione qua io la posso scrivere, io voglio fissare, voglio che circoli una certa corrente. Questo e questo sono parametri del dispositivo. L'unica cosa che io devo fare è imporre una fissata tensione tra gate e source. Perfetto? Quindi se io voglio che circoli una certa corrente, devo imporre una tensione. Quindi mi devo ricavare da questa espressione quanto vale la tensione gate source. Allora, da questa equazione io che posso scrivere, e questo diciamo è quello che si fa sempre, posso scrivere che VGS meno VT al quadrato è pari a ID su K. E quindi VGS è uguale a, se tolgo il quadrato, qua metto la radice, sarà pari a VT più o meno radice di D su K, non lo scrivo più N, tanto lo sappiamo che è K con L. Questa qua è l'equazione che si utilizza sempre, che è quella che vi consente, nota la corrente e noti i parametri del dispositivo, di capire quale deve essere la tensione di VGS. Quindi voi utilizzerete sempre questa. Chiaramente questa equazione, come vedete, ha un più e un meno, quindi vi dà due soluzioni. Di queste due soluzioni solo una è fisicamente realizzabile, cioè esiste una sola tensione per cui voi avete quel valore di corrente. Quindi vi troverete sempre nella situazione di una delle due soluzioni non fisicamente realizzabili. Ok? Quindi andiamo a vedere in questo caso che cosa abbiamo. Quindi applichiamo esattamente quell'equazione dove tutti i parametri ce li abbiamo e la corrente è quella che vogliamo che scorra nel circuito. Questi voi avete scritto in cancello. Allora, che cosa trovo? Che VGS sarà uguale a VT, che era 0,7, più o meno radice di 0,4 mA, diviso K, un mezzo, un con NCOX, cioè 100 per 10 alla meno 6, per W su L, L è un micro. Attenzione all'unità di misura, ok? I K in genere sono espressi in microampere su volte al quadrato. Se ci facciamo i conti, li trovate qua, il D su K. K è un mezzo, un con N, C, O, W su L, i parametri li avete tutti. Se vi fate i conti, questa radice viene 0,5. Che vuol dire questo? Che voi avete due soluzioni, 0,7 più 0,5, che fa un volte 2. E 0,7 meno 0,5, che fa 0,2 volte. È evidente che una di queste la dobbiamo scartare. Qual è che dobbiamo scartare? Sicuramente questa, perché voi sapete che la tensione di soglia del dispositivo è 0,7. Se applicate 0,2 il dispositivo è spento, quindi non è proprio possibile. Quindi questa soluzione qua la dovete scartare direttamente, ci sarà sempre un modo per decidere quale delle due soluzioni è buona. Per cui tutto questo calcolo ci dice che per avere quella corrente desiderata noi dobbiamo avere
tra V, la VGS pari a 1 V e 2. Quindi qua io devo fare in modo che ci siano 1 V e 2 tra gate e source. Chiaro? Significa che VGS deve essere 1 V e 2, poiché G sta a 0, vuol dire che deve essere questo qua a meno 1 e 2. Mi trovate? Quindi io devo avere al source, devo avere 1 V meno 1 V e 2. Quindi come la devo scegliere la resistenza? Se qui ho meno 1 V e 2, qua ho meno 2,5. La corrente è 0,4 mA, la legge di Ohm che cosa mi dice? Che la resistenza è la caduta di tensione sui capi, quindi 2,5 meno 1,2, diviso la corrente. Che la corrente la so perché l'ha fissata, diciamo, il problema. Qui devo avere, ho 1 V e 2, meno 1 V e 2. Qua c'ho meno 2,5 che è la batteria, quindi applico banalmente la legge di Ohm e ottengo che questa resistenza deve essere pari a 3,25 kΩ. Quindi se io scelgo la resistenza così, qua ci avrò una giusta VGS e qua mi circola la corrente che voglio. Che cosa mi manca? Mi devo calcolare la caduta qua. Quanto vale la caduta in questo punto? Io qua sopra tenevo 2 V e mezzo, poi c'ho una resistenza, quindi avrò una caduta sulla resistenza che è R per I, quello che resta è VD. Ok? In altre parole, lo potete guardare anche da qua. La VD, il potenziale al drain, la differenza di potenziale tra questo punto e questo, che è la massa, questa è VD. Quindi questa maglia qua che c'ha la batteria, la resistenza e VD. Quindi quello che cade sulla resistenza sottratto alla batteria mi dà la tensione. Quindi RD come me la posso calcolare? Allora, come VDD, la batteria meno la caduta diviso la corrente. Quindi è 2,5 meno 0,5 diviso 0,4 mA, se vi fate i conti dovrebbero essere 5 kΩ. Adesso ne vedremo un altro esempio, altri due esempi. Lo schema, diciamo, del risolutivo è sempre lo stesso. Quindi determinare la regione di funzionamento, risolvere, diciamo, l'equazione che vi dà la VGS opportuna per avere quella corrente e dimensionare le resistenze. Vediamo un altro esercizio piuttosto tipico.
qua abbiamo PVD pari a 3 volt. Per il MOSFET i dati sono questi. Tra l'altro questa è la prima parte dell'esercizio che poi farete voi. Questi qua sono i dati del dispositivo. Vogliamo progettare la R in maniera tale che la corrente di drain sia 80 microampere. Qual è la regione di funzionamento di questo dispositivo qua? Questo come lavora? Questo è il drain, questa è la gate. Quindi tra drain e gate che differenza di potenziale c'ho? Sì. Ci passa corrente là dentro? No. Quindi un'unica corrente passa dall'alimentazione alla resistenza e esce dal source. Nella gate non c'ho mai corrente. Quindi VGD uguale a 0 significa saturazione, per quello che abbiamo detto prima. Quindi il modo proprio più tranquillo per essere sicuri che in saturazione uno li cortocircuiti. Quindi l'equazione che dobbiamo usare, saturazione, sempre la stessa. Dobbiamo trovarci la VGS che garantisce il passaggio di 80 microampere. I numeri li avete tutti, quindi si tratta di fare un calcolo. Se fate i conti, poi dovete fare per forza, questa radice vale 0,4, quindi ho due soluzioni, 0,6 più 0,4 che è 1 volt e 0,6 meno 0,4 che è 0,2 volt. Quindi per la stessa considerazione di prima, questa qua non la posso considerare perché va sotto la tensione di soglia, quindi non è plausibile come tensione di gate. Bene, adesso io so quanto deve valere questa tensione qua. Ma questa tensione VGS, per come sta collegato il dispositivo, è anche uguale alla tensione VDS, perché io ho messo in corto la gate e il drain. Vi trovate? Quindi qui io devo tenere un volt. Quindi, come vedete, ai capi di questa resistenza R io so qual è la caduta, perché ho 3 volt da un lato e 1 volt dall'altro. So quant'è la corrente che l'attraversa, perché devono essere gli 80 microampere, per cui la resistenza necessariamente deve essere 3 meno 1 diviso 80 per 10 alla meno 6 e quindi deve essere 25 kilo.
Quindi anche questo, diciamo, è estremamente standard come esercizio. L'ultimo che facciamo insieme, poi andiamo in laboratorio e li fate voi, e uno invece sul MOSFET a canale P, così vedete come si applicano le equazioni quando abbiamo l'altro segno. E anche questa è una rete che vedremo spessissime volte quando poi facciamo gli amplificatori. Trovate tutto, quindi per esercitarvi potete tranquillamente guardare. Allora, vedete questa rete come è fatta? Questo qua adesso è un MOSFET ad arricchimento a canale P. Da che me ne accorgo? Me ne accorgo dal simbolo della corrente entrante. Chiaramente, come abbiamo visto prima, dovendo garantire tutte le tensioni negative, il terminale che per noi è il source lo mettiamo all'alimentazione, in modo che tutte le tensioni rispetto a queste sono minori di 0. Quindi abbiamo questo dispositivo per cui questo adesso sarà il source, questo sarà il drain e questa qua sarà la gate. Da quest'altra parte che cosa abbiamo? Ci abbiamo un partitore resistivo, no? Cioè una batteria VDD che è la stessa di questa, due resistenze, quindi io qui avrò il passaggio di una corrente. Ma questa corrente non entra qua dentro, perché nella gate non ci può andare. Quindi questo battitore mi serve semplicemente per, diciamo, imporre una differenza di potenziale VGS, ok? Quindi non viene attraversato da corrente. Noi vogliamo dimensionare tre resistenze questa volta, per fare in modo che alla fine, partendo da una VDD di 5 volt, noi otteniamo una corrente di drain di 0,5 mA e una VD di 3 volt. Anche qua voi dovete sapere i dati del dispositivo che sono questi. La tensione di soglia è meno 1 volt, il termine che viene dato questa volta è questo, senza l'1/2, quindi questo è un PC OX doppio su L che è 1 mA volte al quadrato, e la modulazione di canale abbiamo detto non la consideriamo mai. Quindi per ottenere il capo bisogna fare 1/2 per questo termine. Allora
Allora, in questo caso abbiamo detto non cambia niente se non il fatto che dobbiamo utilizzare i valori assoluti per tutte le tensioni che andiamo a considerare. Quindi io posso usare la stessa identica equazione di prima, però scritta così. Quindi VGS per me è uguale a VTP più o meno radice di I, che è 0,5 per 10 a meno 3, diviso 1 mezzo per 1 per 10 a meno 3. VTP è 1. Se vi fate questi conti, trovate anche qui due soluzioni. Una soluzione che è pari a 2 in valore assoluto e una che è pari a 0. Chiaramente 0 non ce lo possiamo mettere, quindi la soluzione che serve a noi è questa. Se ci metto 0 il canale non ce l'ho. Quindi che cosa devo avere io? Una VSG pari a 2 volte. Quindi il calcolo noi l'abbiamo fatto alla stessa maniera di sempre utilizzando i valori assoluti. Chiaramente io lo so che mi devo aspettare una tensione negativa perché devo polarizzare un MOSFET di tipo P. Quindi la soluzione è meno 2. Quindi io devo avere VSG da qua, devo avere 2 volte. Guardate, questa volta noi abbiamo 3 resistenze e 2 condizioni. Questo succede sempre. Cioè, succede spesso in questi circuiti. Che vuol dire? Se io ho 2 condizioni e 3 variabili, vuol dire che io ho un grado di libertà, no? Perché ho più, diciamo, equazioni alla fine. Allora, che cosa vuol dire? Che io, in realtà, qui si vede, sono piuttosto libera di sceglierla come voglio, queste due resistenze, è un partitore. Purché, alla fine, quello che io vedo tra qua e qua sia pari a 2 volte. Quindi posso sceglierle come voglio questa coppia di resistenze RG1 e RG2 a patto che mi diano 2 volte tra qua e qua. Che significa 2 volte tra qua e qua? Significa che sull'altra ce ne vogliono 3, perché la somma devono essere 5 volte della documentazione. Quindi le potete scegliere a piacere vostro purché verifichino questa condizione. Adesso diciamo è a piacere vostro, nel senso che potete scegliere una 2 mega ohm, l'altra 3 mega ohm, da una parte tenete 2, da una parte tenete 3 e l'avete polarizzato. Sappiate che per motivi che vedremo dopo, queste resistenze, io non ho detto a caso mega ohm, ma vanno scelte di un ordine di grandezza il più alto possibile. Perché queste resistenze di gate diventano poi dopo le resistenze di ingresso dell'amplificatore. Perché noi abbiamo visto, quando abbiamo fatto gli amplificatori di tensione, che vogliamo che se deve essere un amplificatore di tensione, cioè deve avere la resistenza di ingresso la più alta possibile, poiché queste diventeranno le resistenze di ingresso dell'amplificatore, generalmente uno le sceglie a piacere, ma le sceglie dell'ordine dei mega ohm, ok? Quindi voi potete scegliere quello che volete qui, purché, diciamo, di valore elevato e che vi diano i 2 volte di polarizzazione che vi serve. A questo punto, calcolare quanto è la caduta qua è R/D, e quindi, diciamo, è sempre la stessa cosa. Va bene? Allora ci fermiamo qua e ci provate voi giù. Gli esercizi che ci sono fatti in maniera tale che voi li potete mettere in SPICE, cioè utilizzano gli stessi parametri dei modelli SPICE, in maniera tale che voi li fate, li risolvete, li mettete in SPICE e vedete se li avete fatti bene o meno.